Allora, è uscita anche la classifica degli uomini più ricchi del mondo, aggiornata. Infatti, salutiamoli nel mentre. Salutiamo tutti che ci ascoltano, tutti uno dopo l'altro. Certo. Il quotidiano Forbes praticamente ha fatto ogni anno stila questa classifica. Ma non è quello, il Forbes non è quello legato proprio alla finanza, mi sa? Credo di sì, non lo leggo. Devo confessare la mia ignoranza in materia. Ha fatto la classifica degli uomini più ricchi del mondo come ogni anno, e quest'anno c'è stato il ritorno di Bill Gates in cima alla classifica. Infatti quest'uomo è ritornato a essere il capo. Tra l'altro è uscito da Microsoft. Adesso cosa sta guadagnando Bill Gates? Mi sto chiedendo. Avrà delle partecipazioni. Ma perché la vera domanda, bisogna ancora di guadagnare? Non lo so, però evidentemente non si è mai sazi, quindi la cosa bella, ragazzi, che non tutti sanno è che in realtà non ha neanche 60 anni Bill Gates. No, Bill Gates è sui 50 alti. 58. Ce n'ha ancora da guadagnare. Sì. Poi tra l'altro, come si tratterà benissimo, non morirà mai Bill Gates, credo. Il suo cervello verrà conservato, ci sarà un cyborg. Una teca. Esatto. E allora, adesso leggiamo un po' la classifica. Lui ha superato Carlo Slim, che era un altro Slim Shading, comunque il fratello di Eminem, no? Sì. Ok. Che lui deteneva il titolo da 4 anni. È stato spodestato di nuovo da Bill Gates, che era solo passato facendogli il dito. E tu adesso guadagni. È quello della Telemax, è dell'America qualcosa. Graffiti. Mobile. Che è quello telefono. Sì. E poi c'è Amancio Ortega, Zara. Quello di Zara, ovviamente. E messicano. Io pensavo che Zara fosse tipo più spagnolo. Ah, io pensavo messicano. No, messicano è quello della Telemax. Ah, allora ho sbagliato io. Capito, anche migliore di sbagliare. Anche migliori. Poi pensa a te. Infatti, questa è la mia battuta che stai riciclando. Ogni tanto posso farla anch'io. Passiamo all'Italia. Al 22esimo posto c'è Michele Ferrero, quello che fa la Nutella. Sì. Praticamente. È una droga legalizzata messa nei supermercati. Ma se ti pensi, la Nutella è dappertutto in tutto il mondo, quindi da qualche guadagnerà, credo. 26,5 miliardi di dollari. Al 141esimo posto, con 6,5 miliardi di dollari, poveraccio Silvio Berlusconi, bel poveraccio, è caduto in disgrazia, tra l'altro. Il suo patrimonio si è abbassato, come non facciamo, non se la passa bene, come facciamo, poi se col divorzio ha avuto un tracollo economico, notizia, non ti illuminare così, dimmi tutto. Si sposa lui con la sua nuova fiamma, si risposa, ma incredibile. Ad agosto, non mi ricordo bene quando, chissà però quanto spenderà anche per questo matrimonio, sarà una cosa terribile, ma sarà una roba bellissima. Avrà un altro tracollo. Così dopo, sai cosa fa? Dopo elezioni dirette, dopo elezioni. Dopo che si risposa. Lei c'è cosa c'ha? Neanche 30 anni. Sì. Ma è il suo spot. Io piaccio ancora anche le trentenni. Secondo me è proprio ci sta.